pronti per questa sessione di studio estremo? Ciao a tutti, io sono Erika, su questo canale mi occupo principalmente di crescita personale e di libri. È iniziata la sessione estiva, so che voi siete terrorizzati quanto me, quindi ci daremo una mano a vicenda studiando insieme. Quello di oggi sarà un video study with me, ma riguarderà solamente la parte pomeridiana della mia giornata, perché come vedete sono già truccata, vestita, fuori c'è un sole meraviglioso, vorrei uscire, ma non posso perché devo finire ancora 80 pagine da studiare entro stasera. E purtroppo stamattina mi sono alzata un po' più tardi rispetto al solito, ovvero di solito cerco di alzarmi tra le 6 e le 7, stamattina mi sono alzata alle 9 passate perché ieri non riuscivo ad addormentarmi, mi sono addormentata tipo alle 3 del mattino, ma ok. Però per fortuna sto facendo un libro molto scorrevole, ho calcolato che faccio circa 5 pagine in 10 minuti, quindi leggerò di 4 ore, dovrei riuscire a cavarmela. Penso di fare 2 orette prima di cena e 2 orette dopo cena, anche perché adesso sono le 4:30, quindi devo mettermi assolutamente al lavoro e poi per le 5 vorrei fare un attimo una pausa merenda, perché tutta la mattinata è vero che ho studiato poco e mi sono svegliata più tardi eccetera, però innanzitutto sono stanca perché ho dormito poco, stamattina faceva brutto tempo e sono meteoropatica. E poi ho dovuto fare un po' di cose di lavoro e poi c'è stata la live ASMR, quindi in questo momento io tipo vorrei fare tutto tranne che studiare, però so da fare perché vogliamo passare questi esami, vogliamo passarli con gli ottimi voti e quindi è arrivato il momento di metterci all'opera. Forza e coraggio! Se avete già visto il video in cui io organizzavo la mia scrivania lo saprete già com'è, ma nel caso vi faccio un breve tour. Qui abbiamo il mio quaderno per le mappe mentali, il libro che devo leggere e schematizzare oggi. Lì abbiamo tutti i colori, una bottiglia d'acqua, perché bisogna bere quando si studia, è super fondamentale, il mio cellulare che è in carica, ma normalmente quando non devo tenerlo in carica perché si è scaricato prima, lo tengo qua dentro nel cassetto, così non mi danno fastidio le notifiche. Davanti ho il PC per consultare internet nel caso in cui avessi qualche mega dubbio o bisogno di approfondire, e per tenere della musica rilassante in sottofondo che mi aiuta tantissimo a concentrarmi. Per quanto riguarda il mio metodo di studio, ne ho già parlato in altri video, però semplicemente in questo momento devo finire di leggere tutti i testi che mi sono stati assegnati per l'esame. Poi c'erano anche una serie di spettacoli da guardare, ma li ho già visti negli scorsi giorni, anzi sono in anticipo sulla tabella di marcia per quanto riguarda quello, quindi sono molto contenta di questa cosa. E niente, quindi oggi mi sono data un obiettivo che appunto era quello di fare 105 pagine. Penso che sia fattibile, vi ho già spiegato il mio calcolo, mi sono segnata con i post-it dove dovrei arrivare in ogni ciclo di studio. Oggi devo riuscire a fare ancora fino a questo post-it qua e poi questo qui, quindi è un pochino di roba, però ce la posso fare, poi il libro mi piace molto, quindi sarà molto divertente. Ora basta perché ci ho messo mezz'ora a parlare e dobbiamo iniziare a studiare, e tra l'altro ho una fame, quindi farò un ciclo di studio, poi andrò a mangiare e poi tornerò qui. Con ciclo di studio intendo circa 10-15 minuti, dipende un po' dal sottofondo musicale che trovo, perché mi trovo delle tracce che durano più o meno quel periodo di tempo, così so che quando è finita la traccia devo aver raggiunto un determinato obiettivo e posso fare una pausa, seguendo un po' la tecnica del pomodoro. Ok, iniziamo! È finita la musica che stavo tenendo in sottofondo, quindi vuol dire che sono passati 11 minuti esattamente. Mi segno dove sono arrivata, ovviamente sono arrivata alla fine del paragrafo che stavo leggendo. E poi alla fine di ogni ciclo di studio conto quante pagine ho fatto per vedere se sono andata un po' più veloce del solito oppure un pochino più lenta e regolarmi poi su quello che devo fare dopo. Quindi ho iniziato da qua sotto, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5...
Praticamente ho fatto 6 pagine. Molto bene, vuol dire che sto andando più veloce, quindi vuol dire che mi state portando fortuna, quindi grazie mille. Adesso sono le 5:10, perché alla fine praticamente ho iniziato a studiare seriamente alle 5 e sto morendo di fame, sono arrivata a pagina 99, quindi beh, almeno ho finito un terzo di questo libro e direi che è arrivato il momento di fare una piccola pausa con la merenda, guardandomi qualche video su YouTube magari. Durante questo genere di pause, di solito, oltre a mangiare, mi concedo di guardare il cellulare e di postare sui social, quindi se vedete che sto postando è perché sono in pausa sia dallo studio sia dal lavoro, mi sto riposando un attimo. Al momento sto mangiando una pesca. Dovete sapere che quando c'è la sessione estiva, ormai praticamente tutti gli anni è il periodo in cui mi metto a dieta, perché mi depuro prima dell'inizio effettivo dell'estate, di andare in vacanza e tutto quanto. E poi dovete sapere che la vostra alimentazione influenza tanto anche quanto rendete nelle vostre attività, solo che di solito durante l'anno comunque sono sempre di corsa, quindi magari ci faccio un pochino meno caso, ma quando inizia la sessione estiva cerco di fare di tutto per massimizzare le mie potenzialità, e quindi una di queste cose è appunto mangiare sano, per cui mangio tanta frutta, tanta verdura, bevo tanto come vi dicevo anche prima. Al momento, durante le pause, sto guardando Ugly Betty, che è una serie che guardavo quando ero piccola, che mi piaceva tantissimo, un po' nello stile Il Diavolo Veste Prada, per chi non la conoscesse, ma secondo me la conoscete tutti. E niente, mi sta piacendo ancora adesso. Quando sono in sessione esami tendo a guardare cose molto frivole, per cui non venitemi a dire: ah, ma tu dovresti guardare i filmoni perché studi recitazione. Sì, ok, lo faccio, lo farò poi alla fine degli esami, ma durante il periodo degli esami guardo principalmente commedie romantiche, e per quanto riguarda le serie televisive guardo cose molto allegre che mi fanno staccare un attimo e mi permettono di distrarmi. Bene, ho fatto circa mezz'oretta di pausa, adesso sono le 5:45, quindi devo rimettermi assolutamente all'opera, perché voglio cercare di avere almeno un'oretta libera stasera e vorrei riuscire a dormire un po' di più rispetto a ieri, magari. Ciclo di studio post pausa merenda concluso. Ho fatto anche questa volta 5 pagine, quindi mi sto mantenendo nella media, vuol dire che non mi sto addormentando troppo, però sento che mi sta salendo l'abbiocco, quindi adesso mi alzerò e farò un piccolo giro della stanza, un po' di movimento, anche perché sennò passo tutta la giornata seduta alla scrivania e invece in qualche modo devo mantenermi in forma, visto che fino alla fine della sessione estiva non uscirò molto di casa sinceramente, perché è più comodo stare a casa e studiare e fare tutto nello stesso posto. Però non è una buona scusa per non allenarsi e non fare le altre cose che devo fare, quindi tipo anche al mattino cerco comunque di allenarmi un pochino, faccio tutti gli esercizi di canto e di dizione, cose del genere. Poi ok, io ho un po' più di esercizi e routine quotidiane da fare perché faccio 20.000 cose, però penso che tutti debbano trovare un minimo di tempo per allenarsi, per non diventare delle coach potatoes. La pausa è durata un pochino più del previsto perché poi sono arrivati i miei a casa e abbiamo dovuto fare un po' di cose burocratiche, diciamo.
però è una cosa abbastanza comune il fatto che io al pomeriggio abbia altri impegni, perché di solito ho lavoro, comunque svolgo tutte quelle cose burocratiche appunto che magari devo fare con la mia famiglia eccetera. Per questo infatti di solito preferisco studiare al mattino, solo che oggi è giovedì, quindi è il mio giorno libero dal lavoro, che poi in realtà dalla prossima settimana cambieranno tutti i miei orari, quindi non sarà più così, pazienza. Però ecco, diciamo che ne sto approfittando per recuperare un po' di studio. Poi io in realtà so che anche se in una sessione di studio da 10 minuti faccio tante pagine, poi alla fine va sempre a finire che metà dell'ora la butto in altre cose, perché o devo fare una pausa per quello, oppure perché arriva una cosa di lavoro, eccetera. Quindi me la prendo con comodo e di solito calcolo di dover avere il tempo per riuscire a fare almeno 10 pagine all'ora e tot ore ogni giorno. Quindi se so che devo fare 105 pagine al giorno, vuol dire che devo avere almeno 10 ore che non sono impegnate in impegni lavorativi oppure non so, con delle uscite, perché così so che ho tutto il tempo per portare a termine il mio obiettivo giornaliero, anche se poi magari sono in ritardo per vari motivi. Aggiornamento: anche per questo ciclo di studio ho fatto ben 6 pagine, sono molto contenta. In realtà alla fine poi ne ho fatte 7, perché sono entrata un po' nel cosiddetto flow state e visto che stavo finendo il paragrafo, alla fine ho finito per fare una pagina in più, cosa che non guasta. E niente, adesso mi mancano circa 35 pagine per finire il mio obiettivo pre-cena. Sono le 6:30, calcolate che io più o meno mangio intorno alle 8-9 quasi tutti i giorni, per cui dovrei farcela tranquillamente. Poi ho ancora una trentina di pagine da fare prima di andare a dormire. Ma sono ottimista, penso veramente di potercela fare. Adesso però la batteria della videocamera si sta scaricando, per cui farò i prossimi cicli di studio senza mostrarveli, tanto alla fine si tratta sempre di me che leggo e scrivo, niente di nuovo. E poi ci aggiorniamo più tardi, così vi faccio sapere com'è andata questa giornata di studio e poi voi mi farete sapere sotto nei commenti com'è andata la vostra giornata di studio. Ok, sono le 8:30, tra poco devo andare a mangiare, però sono molto contenta perché ho raggiunto il mio obiettivo pre-cena e addirittura ho fatto 5 pagine in più, nonostante la stanchezza, il sonno, perché di nuovo fa brutto tempo e io ho sonno quando piove, ma ok. E niente, quindi sono molto molto contenta. Adesso devo solo prendermi una pausa, mangiare, recuperare un po' di energie e poi mettercela tutta per finire le ultime 30 pagine, che sono assolutamente convinta di poter finire. Però devo fare attenzione a non perdermi in altre cose, nelle notifiche di Instagram e cose del genere, perché di solito la sera sono piuttosto attiva, ma è facilissimo distrarsi e quindi finisce che mi ricordo che devo riprendere a studiare e a lavorare magari tipo intorno alle 11 e poi faccio tardi e poi non dormo e poi si crea questo circolo vizioso. Però domani vorrei veramente riuscire ad alzarmi presto e stanotte riuscire a dormire un po' di più, andare a dormire prima. Comunque dopo la giornata di oggi sono molto più fiduciosa per quanto riguarda la programmazione dello studio in generale, ecco. Bene, sono le 11 di sera, non riesco a sistemare l'inquadratura del video perché il display ha deciso di fare quel cavolo che voleva, ma non importa, l'importante è che ho raggiunto il mio obiettivo giornaliero di pagine da studiare. Ho fatto 105 pagine, che era l'obiettivo minimo,
più altre 5, quindi addirittura mi sono portata avanti rispetto al solito, il che mi sembra assurdo perché non mi capitava da secoli. E soprattutto, visto e considerato che stamattina mi sono alzata tardi, ho dovuto fare un sacco di cose di corsa per riuscire a girare i video e fare la live e per rispondere a un sacco di chiamate di lavoro, quindi sono veramente soddisfatta e orgogliosa di me stessa. E ok, non è perché sono piena di me, ma perché semplicemente è veramente una cosa che non mi capita spesso. E niente, quindi vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia, perché il fatto di girare questo video in qualche modo mi ha spronata a fare del mio meglio, a superare i miei limiti. Davvero era una giornata che è partita come una giornata no. Ero stanchissima, ho dormito pochissimo, penso si veda dalla mia faccia che sono veramente uno straccio, però sono contentissima di quello che ho fatto, di aver superato i miei limiti, e spero che questo video abbia invogliato anche voi a superare i vostri limiti. Quindi mi raccomando, mettetecela tutta con gli esami. Vi mando un bacione, un enorme in bocca al lupo per gli esami. Prima di chiudere questo video però mi raccomando, dovete iscrivervi al mio canale se volete passare gli esami, mettere un bel like a questo video e seguirmi su tutti i social, di cui trovate il link qua sotto nell'info box. Inoltre nelle info sul mio canale trovate un sacco di altri video super utili per rendervi più produttivi e più efficaci nel periodo degli esami, quindi mi raccomando dateci un'occhiata perché sono sicura che vi torneranno utili. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!